Nonostante io pubblichi tutti i giorni cosa mangio al mattino e alla sera continuano ad arrivarmi dei messaggi in cui mi chiedete cosa mangi nello specifico, quante proteine, quanti grassi. Nel video di oggi voglio mostrarvi tutta la mia settimana ideale, quindi tutto ciò che mangio nell'arco di una settimana. Ciao, sono Francesca, carnivora mediterranea. Se è la prima volta che guardi i miei video, iscriviti al canale e attiva le notifiche. Nel video di oggi, come anticipato, voglio mostrarvi cosa mangio nell'arco di una settimana e quindi nello specifico mattina e sera, perché se avete già avuto modo di vedere il mio video sulla giornata ideale, io di solito mangio due volte al giorno, al mattino non più tardi delle 9 e alla sera non più tardi delle 19:30, perché amo rispettare i miei cicli circadiani e perché non voglio che le mie attività digestive vadano ad interferire con la qualità del mio sonno notturno. Quindi cerco sempre di non cenare più tardi delle 19:30. Alcuni giorni della settimana pratico il digiuno OMAD, One Meal a Day, e quindi faccio un solo pasto nell'arco di una giornata. Piccola parentesi, perché molte ragazze me lo chiedono, non pratico il digiuno né quando sono in prossimità dell'ovulazione, perché non voglio che i miei ormoni ne risentano e non voglio dare al mio corpo il segnale che siamo in carestia. Ne pratico il digiuno quando sono in prossimità del ciclo mestruale, perché magari in quei giorni specifici non me la sento, sono più debole. Quindi piccolo consiglio spassionato e personale: se vi capita di non riuscire a digiunare in quei giorni, non fatelo. Iniziamo la settimana con un hamburger di macinato di scottona che faccio preparare appositamente per me con il 40% di massa grassa. Per cena, asado de tira e ghittata. Se non sapete che cos'è la ghittata, vi lascio qui il link alla ricetta. Martedì a colazione ho mangiato il mio solito macinato di scottona insieme a un pezzo della ghittata che era avanzato dalla sera prima. E per cena pesce. Ho preparato una bella spigola al cartoccio, senza nulla e senza aromi, e del tonno crudo. Se volete dare un po' di sapore al vostro pesce, potete usare la mia Mayo Ghee e se non conoscete la ricetta, vi lascio sempre qui il link. Mercoledì a colazione ho preparato le uova cotte nel sego di manzo e il mio solito hamburger di scottona. Per cena, reale di scottona. Chi mi segue sa che questo è un taglio che consiglio sempre, perché è non troppo costoso e bello grassoccio.
Siamo arrivati a giovedì e per colazione questa volta ho mangiato il mio solito hamburger ma crudo con un pezzo di chittata e la mia mayo ghee. Per cena pesce, ho fatto scottare in padella del salmone e l'ho mangiato poi con del burro freddo. Sabato mattina colazione golosa, due uova dal cuore morbido e il mio solito hamburger scottato in padella con l'immancabile burro freddo. Per cena, asado de tira cotto in padella. Domenica mattina ho fatto colazione con il mio burruccino. Se non conoscete la ricetta, andate a trovarla nei miei shorts di YouTube oppure tra i miei reel di Instagram. Per cena, costata di Angus, diaframma, meglio conosciuto a Roma come pannicolo, punta di petto e un po' di sego di manzo. Ovviamente non tutto era per me. Spero che questo mio video vi sia di ispirazione e soprattutto vi prego di non prenderlo alla lettera, perché io ho cercato di aggiustare grassi e proteine in base al mio fabbisogno giornaliero, alla mia età, al mio stile di vita e al tipo di allenamento che vado a fare durante la giornata e durante la settimana. Quindi prendetelo come spunto e partite da qui per realizzare la vostra tipica giornata e settimana ideale. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, lasciatemi un like e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella delle notifiche. Io, come al solito, vi auguro una giornata bestiale, proprio come questa, con un sole bellissimo e favoloso. Ciao e al prossimo video!